Mi chiamo Lorenzo Martinelli e sono direttore generale della Home Café. Home Café nasce nel 1947 da mio nonno, qua a Riva del Garda, in una piccola casa del caffè, dove incomincia a tostare il caffè e incomincia a distribuirlo. Durante gli anni 70, 80, 90, mio padre e mio zio portano avanti questa azienda, la ampliano, incominciano a crescere i dipendenti e i collaboratori. Adesso noi siamo sulla terza generazione, con la sede qua sempre ad Arco. Quando abbiamo preso in mano noi l'azienda come terza generazione, abbiamo incominciato a rivedere un po' le basi di questa azienda, sia per quanto riguarda il prodotto che il servizio, che anche l'approccio al mercato. E devo dire la verità che la cosa più bella è stata riscoprire che tante basi che erano state messe dal nonno e dallo zio erano vere. Affiancato a questo abbiamo messo un po' del nostro, no? Abbiamo costruito anche tutte quelle che potevano essere dei prodotti e dei servizi che fossero molto attuali ai tempi odierni. Il prodotto caffè ha un fascino stupendo, nasce dai paesi d'origine dove ci sono le nostre vigne, i nostri produttori e arriva a noi. Noi abbiamo sentito questa responsabilità che ci viene data anche proprio dai produttori e abbiamo cercato di innovare la filiera affinché il nostro consumatore finale arrivi ad avere una tazzina perfetta, nel quale all'interno di questa tazzina ci sia anche la passione di chi l'ha prodotto prima. Per questo Home Café è molto attenta ad ogni passo. Ad ogni passo, sia dalla produzione ma fino ad arrivare al barista, che deve essere estremamente professionale per dare un'esperienza anche in quella tazzina al consumatore finale. Noi viviamo in un posto stupendo che è a metà fra la pianura padana e le Dolomiti, ma soprattutto su un lago che è magnifico, che viene riconosciuto un po' da tutto il mondo. Mi piace pensare che certe volte anche i nostri consumatori, nel momento che fruiscono il nostro prodotto al di fuori da questo territorio, facciano un'esperienza che gli riporta in mente le vacanze o le esperienze che hanno avuto qua sul Garda. Quando in un caffè studiamo una nuova miscela, teniamo sempre presente due caratteristiche essenziali: l'equilibrio e l'eleganza di questa tazza. La tazza che deve trasmettere qualcosa anche al consumatore, però tenendo presente quello che c'è dietro, tenendo presente i produttori, tenendo presente tutte le persone che hanno messo mano in questo piccolo capolavoro che è questa tazzina. Io spero proprio che attraverso anche la crescita della cultura, del mondo del caffè, ci sia da parte del consumatore un po' più di attenzione per capire che anche in questo piccolo gesto molto semplice di tutti i giorni c'è dentro un mondo che ha un fascino stupendo.